L'agricoltura è la madre della civiltà. Forse non ci abbiamo mai pensato, ma lavorare i terreni e coltivarli per renderli fecondi e ottenerne cibo ha spinto gli uomini a organizzarsi e darsi regole e strutture. Solo questa attività garantisce la soddisfazione di un bisogno fondamentale dell'uomo, il suo nutrimento. Ma l'agricoltura, che negli ultimi 50 anni ha perso il suo ruolo primario nella società, si è trovata a fare i conti con cambiamenti importanti, tanto grandi da costringere chi ancora vive e lavora in campagna a inventarsi spazi e compiti assai diversi da quelli di un tempo. Ecco, allora, nuove imprenditorialità legate alla tutela e alla valorizzazione delle attività agricole, del territorio e della sua storia. Molti imprenditori agricoli hanno scelto di aprire le proprie aziende all'ospitalità. Possono offrire un ambiente riposante, aria salubre, cibi genuini, cortesia e un legame con la tradizione. Una pensata vincente, senza dubbio. Così è nata l'idea dell'agriturismo. Antichi cascinali, mirabili esempi di architettura rurale, sono stati ristrutturati e salvati dal degrado. Mani abili hanno ripreso a impastare e infornare il pane. Cortili e stalle si sono ripopolati. Ma c'è di più. Alcuni agricoltori si sono accorti che gli ospiti gradivano molto la loro presenza e che il successo del periodo di soggiorno dipendeva in buona misura dalla disponibilità a comunicare, a condividere le esperienze e i racconti di ieri e di oggi. Se tutto ciò è in grado di catturare l'interesse e la curiosità degli adulti, figuriamoci i bambini. Sono loro gli interlocutori più entusiasti, proprio loro che in molti casi non hanno mai visto una mucca o una gallina. Centinaia di migliaia di giovanissimi hanno visitato in questi anni le aziende agricole. Gite di una sola giornata, ma anche soggiorni prolungati, vissuti durante il periodo scolastico o in estate. In cascina arrivi al mattino, di buon'ora. Subito fai la conoscenza dei cani di casa, affettuosi, pazienti, ben disposti a farsi accarezzare e coccolare. Poi gli altri animali, capre, oche, un tacchino altezzoso, le mucche, i cavalli. Un attimo di titubanza, un po' di timidezza, ma è solo un momento. Accarezzare, offrire loro il cibo, è un piacere a cui i piccoli non rinunciano di certo. La conoscenza degli animali può essere approfondita se la gita in azienda dura più di un giorno. Se cominci ad accudire il cavallo, animale fiero, che spesso incute timore ai più piccini, se c'è chi ti insegna a sellarlo e a montarlo per le tue primissime cavalcate, a curarne l'alimentazione e la pulizia, il legame che nasce può essere sorprendente. I piccoli sono capaci di stupore, di curiosità. Sanno apprezzare ogni cosa. Il vecchio cascinale merita di essere esplorato da cima a fondo. Ci sono angoli che la fantasia trasforma in teatro di meravigliose avventure. Il grande tino diventa luogo di rifugio e di cospirazione. Quando poi, tra prati e colline, ti imbatti in un accampamento di pelle rossa ricostruito nei dettagli, allora c'è proprio di che stupirsi. Dalla passione per una civiltà lontana, che ha vissuto un rapporto privilegiato con la natura, nasce l'opportunità di apprendere nuove cose, attraverso la parola e, naturalmente, il gioco. L'esperienza che non manca mai nei soggiorni dei bambini in agriturismo è la manipolazione.
come si prepara il succo di frutta e il pane che ti guarda dal forno aperto. Gli agricoltori si mettono a disposizione dei piccoli allievi. Spiegano loro con parole semplici quanto accade. Soprattutto, fanno provare. Non è un miracolo vedere che la farina, a forza di dita, si impasta, acquista forma e consistenza e diventa pagnotta, pronta per essere infornata. E poi, che meraviglia, quando assapori il gusto della pasta cruda e senti il profumo del pane caldo. In primavera, una puntatina nella serra, a raccogliere le fragole per preparare la marmellata. Beh, per la maggior parte finiscono direttamente in pancia. Una sciacquata nel mastello e poi giù, nel pentolone, a bollire e bollire. Gira, gira il mestolo, tira sul... Bisogna continuare a girare con il grosso cucchiaio di legno, recitando quella bella filastrocca che renderà la marmellata più buona. Ma il massimo del piacere arriva alla fine, quando viene dato il via libera a chi vuole raschiare il fondo del pentolone. Quante cose ci sono da vedere e da conoscere in un'azienda agricola. Nella stalla impari che le mucche, per dare buon latte, hanno bisogno di una dieta completa. Molti agricoltori preparano pastoni naturali, miscelando con cura il mais alla crusca e ad altri cereali. Le pecore che vengono tosate, ma non si farà loro male. Ecco la lana, che la signora passa su quello strano oggetto, il fuso. È diventata un filo. Che cosa sono quelle gabbiette di legno? Nient'altro che piccole case costruite apposta per gli uccellini, per convincerli a ritornare nel bosco. I ragazzi le costruiscono con l'aiuto di una persona esperta. L'osservazione all'aperto è uno dei momenti fondamentali della visita. Chinarsi sul terreno e scoprire ciò che è piccolissimo. Alzare gli occhi verso le foglie, i fiori e i frutti di un albero sono esperienze che insegnano attenzione e rispetto per quanto ci circonda e ha bisogno di amore e cura. Una grande lezione di vita. I bambini apprendono con interesse le tecniche che vengono utilizzate per ingannare i nemici dei nostri alimenti. Le trappole ai feromoni per tenere lontani gli insetti sono divenute strumenti di lavoro preziosi quanto il trattore. Le visite alle aziende agricole non sono mai fini a se stesse, ma vengono preparate accuratamente dagli insegnanti nei giorni precedenti, affrontando gli argomenti che saranno sviluppati durante il soggiorno. Il materiale di studio e di sperimentazione offerto dagli agricoltori è sempre ricco e l'accoglienza è strutturata per soddisfare le esigenze degli alunni di ogni età. Una volta rientrati a scuola, si rielabora quanto visto e sperimentato. Si ripetono i gesti, si osservano le immagini. Si fa merenda con la marmellata preparata con le proprie mani. Un disegno riporta alla memoria le belle giornate trascorse e aiuta il bambino a esprimersi con maggiore libertà. Naturalmente, succede spesso che in cascina si ritorni. L'entusiasmo dei bambini è capace di contagiare i genitori. I cuccioli non possono tenere per sé un'esperienza così esaltante. Sono sempre più numerose le famiglie che alla domenica e nei fine settimana decidono di lasciare la città per raggiungere un luogo accogliente dove trascorrere in compagnia momenti di serenità.
genitori che trovano finalmente spazi per giocare insieme. Un posto dove vivere secondo i ritmi della natura, fare nuove conoscenze e incontri, riscoprire una cucina tipica, fare la spesa e, perché no, imparare. Imparare molto. Un posto del genere c'è. Si chiama azienda agrituristica.